tutti coloro i quali avessero problemi a viaggiare in aereo si concentrino, perché dopo aver ascoltato queste riflessioni non prenderanno mai più l'aereo per tutta la vita. Prego. L'aereo è comodissimo. Comodissimo, l'aereo è comodissimo. L'aereo è il mezzo più comodo che ci sia. Sì. L'aereo parte alle 8 da Palermo, da Catania, e alle 9 a Roma, è comodissimo. Parte alle 8, alle 9 a Roma. Un'ora. Comodissimo, parte alle 8 e ta su sarei 5 mattina. Già arrivi da casi rincognito l'occhio a bambinette, cioè, ma che ero poi tu chi? Non si stavo. C'è anche i giorni prima, se no si fottono un posto, fateci caso. Tu fai là un'ora di fila, devi fare il check-in, appena hai fatto il check-in non hai più niente da fare. Fatti il check-in e chi se ne si assetta, non sanno cosa fare. Proprio passano giù ore così, ci potrà essere a casa a due e mezzo. Appena uno su, se pigli iniziativa tutti lo seguono, non mi sta facendo. Chi lo sa che non ho bagno, dice, ma che sono poi dell'occarare, decisamente, perché si trova la fila. Poi finalmente ti chiamano il volo e adesso ci sono anche gli imbarchi immediati, ma non sempre, perché tu arrivi per esempio sia all'aeroporto di Catania, di Palermo, di Roma, insomma, ci sono gli imbarchi immediati, sai, questi tunnel che ti portano dentro, che ti senti tu già dentro una astronave, sapete, non mi sento. E poi ci sono invece, c'è il pulmino, tu arrivi e aspetti uno che ti passa a piglia con un pulmino, che ti porta dall'aerostazione all'aereo, c'è il pulmino, che ti confondono le idee. Una volta una signora, forse era la prima volta che pigliava l'aereo, ah, che io non ho pulmino, metà le voce, chiedo scusa, ma non si volava. Giustamente, ci vennero doppi, ce ne facevamo tutta così, mi pigliava l'aereo, scusa, non è che... Sali sull'aereo e la prima cosa che fai, per il timore, per la paura, ti vuoi rilassare. Ti stai rilassando, ti sei completamente rilassato perché c'è sempre un po' di paura. Appena sei bello che rilassato ci sono le hostess che fanno il loro dovere, ti fanno scantare, ti hanno tirato sulle uscite. Well, next year fine, just came time, oh boy. Già ti dicono come amore, tu muori da banna, tu muori stolato, tu muori da sotto, che te viene mia, che ti adoro. Next is fun, homeboy. Oh boy, moglie e boy, paese tuoi. I'm fine. Aereo Palermo, Catania, e manna a parlare inglese. Uno su poi. Una volta mi veniva a Pantelleria con l'aereo. Eravamo 7 sull'aereo. E chi si vuole? E next is, mi sono a chi si vuole? Chi cornuto inglese? Cazzo, braccia. And exit fine, just came time. Oh, ma che mi dice? Non sono le uscite. A che fa se caremo? Mia tu! Dice, no, ci sono i salvagenti. Io stavo con pensiero io. Dove sono i salvagenti? Sotto sedile, va giù, va lì. Ora tu pensa, mentre stai precipitando, ma quello che stai fottio salvagente, tu? Quanta verità c'è, mio caro, in queste riflessioni. Ora anche combattendo con i salvagenti. Cosa invece c'è? I salvagenti, dove c'è il salvagente? Ma perché mi fai stammare a mancare? E se caremo una montagna, ci mamma tu scogli scogli, ecco te. Come fai? Il salvagente lo puoi indossare dentro l'aeromobile, ma lo devi gonfiare fuori l'aeromobile. C'è una levetta e su funziona, c'è la pompetta. Vedi tutto quello che ti insegnare nuovamente i passi. E comandante che vi parla, stiamo precipitando. E io chi sono voleva sentire le risainate. E perché comandante, tu sai per gente, mettetelo. Se no non cucerà, se non ti può muovere, no, cucetelo fuori. Allora picchi, prima che se no chi sto mio, non vedi chi c'è che sto mio. E già c'è un primo molto in tieda. E allora picchi tu salvagente, te lo gonfi, te lo metti. Un tuo cucciare, sì, ce la metto, la metto funziona. C'è la pompetta. E intanto ti trovi screpentato un tieda. Però c'è la pompetta a mucca, cosa è giusto? Quello che ti fa impazzire è che veramente poi una volta in volo c'è sempre un comandante che ti parla. Bing bom, il comandante che vi parla. Bing bom, il comandante che vi parla. Ma guida invece di parlare, guida. Non si può parlare a chi di l'autobus e tu ti metti a fare le scuse con tutte le macchinari. Guida. Comandante che vi parla, stiamo volando a 20.000 piedi. No, belle notizie, camicerà, né cose giuste. E il comandante che vi parla, la temperatura fuori è di 20 gradi sotto lo zero. Sentite, non si può nascere che c'è freddo.
ma che la fa? La passa danni di nuvole, ma che la fa? Una volta l'ho sentito con le mie orecchie. E il comandante che vi parla, in caso di emergenza, a rompere il finestrino. Arrivamo scioccati. Ne votammo tutte verso il finestrino e vittimo il finestrino. Bene. Che fai? Che fai? Stai provando a nascere l'uomo finestrino. Che stai facendo? Stai provando a nascere l'uomo finestrino. Aspetta che t'aiuto. Tu nasci l'uomo finestrino. Non è possibile. Non è possibile. Un finestrino. E che c'è da dire? Che fa questo finestrino? Cioè, ti taglio un braccio, detto, un braccio è salvo, cosa ho trovato con mio, che fai? Lasciate sta fuori, ehi, levatevi che stiamo carino! Cosa fai? La cintura di sicurezza, voglio sapere a cosa ti serve la cintura di sicurezza, vuoi se non te la metti la cintura di sicurezza? Tu sei bello tranquillo, passa l'osso, allacciare la cintura. Ma che stai mettendo? Ma che sei, come a che sei? Puta a caso, puta, proprio a putare. Ma mettere chi care e muore, chi va muore senza cintura? Così l'aereo se va a schianta contro una montagna, tu muore attaccato a due, ti trovano contento. Non puoi stare col sedile ribaltato, appena ti metti il sedile ribaltato così passa l'hostess. Non può stare così perché dobbiamo decollare. Sì? E io che faccio con già peso? Ti dicono le cose più assurde. Veramente io voglio sapere se al di là di questo, in caso di emergenza, la maschera d'ossigeno si metterà in funzione automaticamente. Indossatela. Una volta indossata, se il vostro compagno di viaggio è in difficoltà, aiutatelo. Io metto solo per non avere camorriere. Io occhio fisso, abbiamo messo da un lato. Può muore così. Anni e anni di viaggio in aereo e non sapere a cosa serviva questo sacchettino qua. Questo sacchettino qua, ma chi si è? Io lo guardavo, messo lì. Sì, lo vedo. Lo vedevo messo lì. Poi ho letto pure il marchio, per carità, non si può dire, ma tanto lo sappiamo, è la più grande compagnia. Leggevo pure il marchio all'Italia, disse, vuoi vedere che se come sono in crisi, se mi sarà bene uova. Non lo so. Sì, beh, in effetti sembra un sacchettino delle uova. Sera, cioè, sì. Ora vi battiamo. E allora ho chiesto, senta, mi scusi, dice, lei che cosa è? Steward, hostess? Che dometo lei mi disse, hostess. Va bene, chi sta arriva a ruoppo, potete... Allora dice, ma a che serve questo? Cioè, questo serve nel caso in cui, dice, lei dovesse andare a Palummo, ecco, può rimettere i debiti nel debitore, insomma, dico... Ora, cioè, uno avesse... No, è sempre per quello. Sì, ma, scusami, sì. Se uno capette l'indomani pasquietta. Sì. Quindi, diciamo, è bello e è bello mangiato, pieno. E si è mangiato, ha letto tofu, in nocagnica, sta rosso, tocca la cocciola, rosso di melanzana, pa' e mezzana, canno... Ne da solo fammi e tutte queste cose, carezza, come? Sono cose a cui non pensi. Non puoi! Però poi ti vengono in mente, è chiaro. Così. Siete mai stati, e concludo, dentro il bagno dell'aereo? Io veramente ci vado raramente, faccio per rispetto nei confronti di chi quel giorno ha deciso di non partire, quindi cari saluntier, perché l'aereo vola e i cuosi, caro no, dice ma sulla nave non lo so, siamo a largo, il mare si mangia tutto, noi arriva non ci pensiamo e non scordiamo, c'è il nocciano, sa fa pece pece, ma nell'aereo sapido, dice ma boh, dice ma non lo so, certo è che a certe volte... Giornate di sole e sbrizia, stiamo attenti, cara. Stiamo attenti. Allora tu devi entrare dentro il bagno dell'aereo, rapa poeta, un filo piede, un filo razzo, lavo giù razzo e ta! Ah, già si può. No, io vi appisciare, aspetta, allora... La tazza è là, purtroppo è là. E quindi che fai? Vai di petto. Sì, perché è piccolo. Già per me è difficile. Sì, lo vedo. Vai di petto, sì. Ti vuoi lavare... Ti vorrei aiutare, ma non so come fare. Questo, sì. Mi facevo... Sì, lo vedo. Vai di petto, ti vuoi lavare le mani e trovi una specie di rinaleddu con un beccuccio e un pulsante. Se lo pigi, esce l'acqua. Levi il dito, l'acqua non esce. Se lo pigi, esce l'acqua. Se non lo pigi, niente. Come fai a lavare le mani?
come fai? Se si è sempre detto che una mano lava l'altra, te lava prima, la seconda, ci mette il piede, come fai? E poi c'è pure il pulsante dell'acqua calda, e allora tu pigi il pulsante dell'acqua fredda, pigi il pulsante dell'acqua calda, e dopo mezz'ora dici, ma, sa se tiepida, ma finiamola per favore, va bene. Facciamo nella pena. Ernesto Maria Ponte.